Niente, volevamo fare qualche domanda su quel video che sta girando, la telefonata è registrata. Sì, benissimo, mi dica pure. Niente, da dove nasce la certezza che il caso di Macerata, diciamo, nel caso di Macerata ci siano stati dei riti voodoo, diciamo? No, non c'è nessuna certezza, mi sono limitato a mettere in connessione una cosa che tutti gli antropologi, neanche gli uomini dei servizi segreti, ma chiunque abbia fatto un po' di antropologia culturale in Africa sa della criminalità organizzata e in generale del mondo nigeriano. Perché Axel Black, Ascia Nera, Keynes, tutti i vari gruppi esoterico-mafiosi nigeriani che sono largamente trasmigrati in Italia, considerano il voodoo una parte dei modi con cui controllare, per esempio, le giovani prostitute nigeriane importate in Italia, e il cannibalismo rituale una delle pratiche, sia volte ad acquisire forza e coraggio, sia a terrorizzare gli avversari. Tenga presente, per esempio, che i bambini soldato della Sierra Leone e della Liberia avevano come rito iniziatico mangiare il cuore della prima donna uccisa per avere salute, forza, coraggio e invincibilità. Quindi io non so neanche quali siano i reperti che ci sono e che mancano nel corpo della povera Pamela, ma trattandosi, come dire, di criminalità organizzata nigeriana, ritengo che è molto probabile che quella dissezione terribile sia stata fatta all'interno di quel tipo di contesto culturale, non essendo dei chirurghi svizzeri, ma dei mafiosi nigeriani. Quindi c'è una possibilità, diciamo, non una certezza, naturalmente. Ma c'è la certezza, come dire, solo quella della morte in questo mondo. Quando si fanno indagini, si vanno cercando dei quadri logici, e il quadro logico mi sembra abbastanza granitico. Ma queste persone quindi che importiamo e quindi importiamo così come sono e hanno queste credenze, è possibile che stando in Italia hanno ancora queste remore, questo Ma mi pare che in background? Italia ci sia una criminalità organizzata nigeriana capillare che utilizza il voodoo, il tagliare il collo dei gatti neri, le mamang, i don per terrorizzare le giovani prostitute, per mantenere il controllo dello spazio capillare. Quindi direi che semmai queste cose qui si rafforzano, proprio perché servono a mantenere l'organizzazione mafiosa, come tutti i riti di tutte le mafie. Anche le mafie italiane avevano riti molto, come dire, ben strutturati, no? Sì, sicuramente. Quindi, ma conoscenza di altri casi che si sono verificati in Ma Italia? tutti. Basta guardare le prostitute nigeriane uccise che vengono ritrovate periodicamente. Questo basta vedere negli obitori e nelle celle frigorifere, dove ogni tanto viene trovata una minorenne nigeriana uccisa. Ma pensi anche soltanto a quelle 26 che sono arrivate uccise su un barcone approdato a Salerno e di cui non abbiamo saputo più nulla, per esempio, soltanto non più di 2 mesi fa. Ma quindi si potrebbe profilare anche il traffico d'organi a parte riti Ma voodoo? questo sinceramente non lo so, perché il traffico d'organi esige un minimo di tecnicalità che non so se questi soggetti hanno, però non è da escludersi. Quindi altro aspetto inquietante di questa vicenda. Certo. Va bene, la ringraziamo intanto. Ma È prego, tutto. È arrivederci. tutto. Giuseppe Criseo, Vese Press. Va bene, chiamate quando volete. Grazie.